in compagnia della splendida Samantha Panetta di Samantha Pan Couture. Ho il piacere di indossare un Samantha Pan Couture stasera e l'atelier ha sposato questa iniziativa benefica di questa sera. Intanto Samantha, perché l'alta moda decide di sposare la beneficenza così a ridosso del Natale? Tu sei una molto attenta a queste cose, lo so perché ti conosco. Ah, ci siamo già conosciute in altre occasioni, quindi è per me un piacere sposare queste cose. Poi ci credo fermamente, sia nello scopo dei bambini del Senegal, sia per quanto riguarda le malattie rare, anche perché diciamo che ne ho un'esperienza, parliamone così, in questi termini, anche che siamo sotto Natale, per cui è per me un onore stare qui e un onore anche sposare la causa. Spero che riusciamo a smuovere con questa serata anche gli animi delle persone che sono qui presenti e anche di chi ci segue presso questo canale. Ci si prova, anche perché è fondamentale aiutare gli altri, insomma il Natale è bello, però non ci dimentichiamo anche degli altri. Samantha, tra l'altro questa iniziativa arriva proprio a pennello, subito dopo l'inaugurazione dell'anno santo straordinario, un anno dedicato alla misericordia e alla solidarietà, quindi siamo proprio qui anche per onorare a questo impegno. Intanto io ti chiedo di raccontarci un po' chi è Samantha Pan Couture e soprattutto che cosa la contraddistingue, da che cosa lo riconosciamo un abito Samantha Pan Couture? Ah, intanto mi si riconosce perché sono pezzi unici che derivano da emozioni che provo, perché ogni mia creazione viene da stati d'animo, come tutti gli artisti, suppongo, perché mi piace definirmi così. I miei non sono abiti ma sono vere e proprie opere e io ci metto del sentimento, emozioni belle ma anche brutte, quindi vengo da purtroppo perdite gravi che mi hanno portato un po' a smuovere quello che è il mio carattere e a tirar fuori quella grinta che serve per poter affrontare la vita, e ho deciso di intraprendere questa carriera perché voglio tirar fuori le emozioni che ho dentro mettendole in un disegno, come tutti gli artisti, come ci distinguiamo per questo, ci piace insomma un po' essere anche estroversi e esagerati a volte perché cediamo, ma anche quello è bello secondo me perché ci dà un tono, ci fa capire che persone siamo. E poi niente. Nel tuo 2016 che cosa c'è? Colori, atmosfere, tessuti, ecco, che cosa troveremo? Allora, nel 2016 l'abbiamo presa un po' come scommessa nella nostra agenzia, prendendo un po' più il colore, perché proprio in questi anni si era rimasti un po' sul classico, quello che è il nero, l'argento, il rosso. Quest'anno abbiamo deciso di essere un pochino più eccentrici, tirando fuori colori più particolari, chiamiamoli così, e creando una linea di prêt-à-porter che presenteremo poi a gennaio 2016, quindi speriamo che vada bene, speriamo che piacciano e soprattutto che si riesca a cogliere quello che c'è nell'abito, nel disegno stesso. Io credo che nelle tue opere ci sia veramente la tua anima e questo è molto bello, soprattutto secondo me molto in linea con la serata tema di questa sera. Grazie Samantha Pan Couture. Grazie a voi. Grazie.